Caro saluto da Firenze, Grand Hotel Adriatico, per la quinta tappa della rassegna itinerari agroalimentari di Basilicata. Siamo qui a questa splendida cornice fiorentina, nella splendida sala ricevimenti Firenze, per questa quinta tappa di questa rassegna itinerante. Dopo le tappe di Milano e Roma, siamo qui a Firenze per promuovere itinerari turistici, culturali e enogastronomici di Basilicata. Abbiamo una serie di itinerari che vanno dal Parco Nazionale del Pollino alla provincia di Matera, con anche un itinerario gastronomico proposto dall'Enoteca Provinciale. Parliamo anche del Lago Negrese con il Gran Cittadella del Sapere. Un caro saluto anche all'assessore Mastro Simone, assessore all'agricoltura Regione Basilicata e promotrice di questa rassegna insieme al Parco Nazionale del Pollino, provincia di Matera e Gran Cittadella del Sapere. Un caro saluto agli intervenuti, ai lucani e ai toscani che ci hanno onorato la loro presenza qui in terra toscana per promuovere in una regione di eccellenze gastronomiche anche prodotti tipici di qualità. E naturalmente il saluto delle istituzioni toscane spetta al dottor Fedeli, vicepresidente del gruppo ETV della Regione Toscana. Grazie. Da una prima sorpresa, quando mi comunicarono che c'era evento, fu comunicato dalla segreteria di Antonio Di Pietro, cercai di interessarmi di più, sapere di più cosa era e cosa non era, perché onestamente non era a conoscenza. E ben volentieri ho accettato di essere partecipe, di anche darmi da fare per indicare un po' la notizia. Perché credo che siano importanti certe attività, certe manifestazioni, perché si dà per scontato che tutti si sa, che tutti ci si conosce, sia dal punto di vista culturale, geografico, invece poi non è così. E allora ben venga, come oggi la Basilicata in Toscana, e credo che potrebbe essere, come dire, un inizio di interscambio e vedere di proporre che la Toscana un giorno venga giù in Basilicata. E ognuno credo abbia da imparare dall'altro, sempre un arricchimento per le istituzioni, per i rappresentanti delle istituzioni, anche per un interscambio non solo culturale e agroalimentare come in questo caso, ma anche dal punto di vista politico, delle problematiche, come dicevo prima nell'intervista, delle problematiche che oggi gli amministratori hanno di fronte e non sono così semplici da risolvere. Vengo ora fresco fresco da un incontro con il ministro Profumo. Non è che usciamo dalla crisi. Noi stiamo entrando nella crisi, perché la dice lunga, insomma, la cosa. E è venuto in Toscana il ministro Profumo oggi a lanciare un progetto di cui la Toscana sarà prototipo di iniziative di sviluppo di rete fra le università, le istituzioni, i giovani e così via. Vabbè. Perciò dico ben volentieri, sono qui con voi. Persone che molte conosco e altre ho modo di conoscere oggi, e mi impegno, come ho detto prima, a venire personalmente in Basilicata. Non la conosco, è grave perché conosco l'Italia, ma per un motivo o per un altro ho sempre sfiorato la Basilicata o dalla Calabria o perché andavo dalla Puglia o perché andavo a prendere la nave per andare in Grecia e andavo a finire Tagliavo, Brindisi o Bari, o perché in Sicilia e insomma la Basilicata, per un motivo o per un altro, scivolava via. E indubbiamente ho perso un qualcosa del mio patrimonio culturale, delle conoscenze della mia Italia.
Ecco perché dico, si dà per scontato tante cose e invece poi in realtà non è così. Si pensa di conoscere tutto, di conoscere l'ambiente in cui viviamo, invece forse conosco meglio l'Europa e poi mi manca, come in questo caso, di conoscere la vita. Perciò io vi ringrazio di essere qui oggi voi. Vi ringrazio perché appunto è stimolo di un processo e di un programma che potremmo condividere insieme in Tescampi e vediamo se possiamo fare qualcosa insieme. Perciò grazie di essere qui e di tutto ciò che ci portate, ci aiuta a capire meglio altre realtà dell'Italia e, tanto per restare più nel ludico, di assaporare prodotti vostri, gustarli e anche questo avvicinarsi anche di più le persone e i popoli. Grazie di nuovo di essere qui. Grazie al dottor Fedeli, belle parole. Cogliamo l'occasione per creare una sinergia tra la segreteria toscana e promuovere le nostre eccellenze e le nostre bocche. Ora, a questo punto, io devo aprire ufficialmente la presentazione della nostra regione tra tanti grandi ospiti che interverranno e a questo punto dal aprire questo convegno di promozione a tema Basilicata, itinerari turistici ed enogastronomici d'autore, e a questo punto passo subito la parola a uno dei promotori, l'assessore al turismo e all'agricoltura della provincia di Matera, dottor Angelo Carbellano. Sì, grazie, io canso, non vedevo di intervenire all'inizio, ma va bene così, come a scuola, diciamo. Io innanzitutto voglio salutare tutti voi, il presidente Presidente del Consiglio regionale della Toscana, il Presidente Fedeli, che saluto, e naturalmente invito in Basilicata, invito in provincia di Matera, invito a Matera, insomma la città dei Sassi. Saluto tutti voi, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente dell'Associazione dei Lucani qui in Toscana, e quindi insomma ho appena conosciuto, naturalmente poi ci rimarremo qualche altro minuto per conoscerci meglio, il rappresentante della MIRA, che è una delle associazioni che su tutto il territorio nazionale, che ci diceva anche il buon Pino Magno, anche internazionale, sta facendo diciamo, un ottimo lavoro di promozione e di divulgazione del settore enogastronomico, e naturalmente il mio amico e regionale Franco Fiore, vicepresidente del Parco del Pollino, uno dei quattro parchi della regione di Basilicata. Nino Vitelli e quella dottoressa, la dottoressa D'Adamo che ascolteremo. Io sono felice di stare qui a Firenze. Firenze è uno degli appuntamenti che insieme a tutti questi enti, diciamo questi soggetti promotori, è uno degli appuntamenti più importanti, perché insieme a Roma, insieme a Milano e prossimamente a Napoli anche, dobbiamo in qualche modo rafforzare quei ponti, dobbiamo rafforzare quei percorsi virtuosi che spesso noi dimentichiamo. L'ho detto prima il Presidente Fedeli, crediamo di conoscere il nostro territorio, il territorio nazionale, ma spesso pezzi di questo territorio sono a noi stessi conosciuti. Noi a novembre scorso, Presidente, abbiamo organizzato un appuntamento nazionale con la Federazione dei Campeggiatori e dei Camperisti, quindi prima ascoltavo che è un camperista, e veniva fuori questa difficoltà, quindi veniva fuori la difficoltà di una scarsa conoscenza della regione di Basilicata, di alcuni, e soprattutto di alcuni territori specifici della regione stessa. Io rappresento la provincia di Matera, quindi la provincia di Matera,
e in particolar modo la città dei Sassi, sito mondiale, sito UNESCO, la città di Matera, nonché città candidata per la capitale europea della cultura del 2019. Quindi siamo fra le città in lizza, diciamo, siamo fra le candidate insieme ad altre città importanti come Ravenna, L'Aquila ed altre, e questa, diciamo, questo obiettivo noi non lo dobbiamo raggiungere nel 2018, ma già nel 2013, quindi fra un anno, poco più di un anno, dobbiamo produrre il massimo sforzo affinché nel 2019 Matera in qualche modo riesca a raggiungere questo prestigioso obiettivo. Perché venire in Basilicata e perché venire in provincia di Matera? Io appena sono arrivato qui qualche ora fa, c'era il direttore dell'albergo che mi diceva: sì, io sono venuto qualche anno fa a Matera, credevo di ritrovarmi nella città e nei territori raccontati da Carlo Levi, in realtà mi trovo in territori, diciamo, non totalmente diversi, ma sicuramente non quelli raccontati da Carlo Levi. È vero, noi abbiamo un territorio, Carlo Levi, Aviano in maniera particolare, Grassano, anche Matera. Noi abbiamo un territorio dalle radici oramai antiche, con un profilo identitario ben specificato, però oramai in qualche modo siamo proiettati verso un tipo di turismo e un tipo di accoglienza, diciamo, oramai targata più 2000, non è più il 1920, il 1930, non è più la città di Matera in maniera particolare, quella raccontata anche dalla visita di Alcide De Gasperi nel 52, ma abbiamo fatto di quelle criticità in qualche modo la nostra forza. Non a caso in tutto il panorama regionale la città di Matera e la costa ionica, quindi il Metamontino, Metaponto, Marconi, Pisticci, Scanzano, la Siria, rappresentano oramai i due terzi del turismo lucano. Poi abbiamo Maratea, abbiamo il parco del Forlino. Insomma, rappresentiamo oramai un attrattore piuttosto forte, e se uno dei due indicatori economici ancora in attivo in regione Basilicata sono turismo ed export enogastronomico, e su questo, diciamo, su questi dati, su questi indicatori, qualche riflessione va fatta. Io partirei dall'enogastronomia anche perché iniziative come queste sanno sapientemente mettere insieme, diciamo, questi aspetti: turismo, cultura, enogastronomia, produzione, diciamo, promozione del territorio. Noi come regione da 4 anni viviamo un momento economico molto particolare e molto difficile. Però oggi, se la nostra economia, non quella regionale, riesce a dare in qualche modo dei segni di dinamismo e di vivacità, questo lo dobbiamo, lo dicevo prima, al turismo e all'export nell'enogastronomia. Quando parliamo di export di prodotti enogastronomici, naturalmente parliamo del 55% di prodotti alimentari e per il 45% di prodotti agroalimentari. Quindi, diciamo, la filiera riusciamo in qualche modo a completarla. Noi abbiamo, come provincia di Matera, abbiamo cercato già da qualche anno, ci stiamo in qualche modo impegnando per questo, per associare eccellenze gastronomiche e meno gastronomiche del territorio. Penso all'ortofrutta con il Metapontino. Noi nel Metapontino abbiamo un export e una produzione di fragole e albicocche fra le migliori e fra le più produttive in Europa.
parlo delle colline del Materano e penso all'olio, e in particolare all'Adriatica, dove ci sono, diciamo, degli autorevoli esponenti che saranno, che mi sosterranno in questa operazione. Penso alla città di Matera, al pane di Matera, pronto, che è già un IGP, sì, e al vino di Matera, sì, oggi consta di circa 11 etichette marchiate d'oro, quindi Matera. Penso alla montagna materana e alle produzioni cerealicole, in particolare pasta, con il famoso grano del senatore Cappello, qualità, diciamo, con gli arletti in particolare. Anche la Basilicata, per esempio, per quanto riguarda il vino, conosciuta per l'Aglianico, non è solo Aglianico. L'Aglianico è sicuramente una produzione di assoluta eccellenza, di assoluta qualità e con una storia, diciamo, antica del nostro vino, del nostro top, Matera, ma anche le produzioni enologiche della provincia di Matera, dalla storia più giovane, ma si stanno facendo conoscere a livello innanzitutto nazionale e poi, diciamo, anche i percorsi di internazionalizzazione vanno naturalmente per seguire. Qualche dato: noi in provincia di Matera, in questo segmento particolare, abbiamo per esempio 44 produttori di vino. Questi 44 produttori, 20 in bottigliano ed etichetta. Quindi, diciamo, questi numeri rispetto a ciò che succedeva 20 anni fa o 40 anni fa sono numeri di assoluta importanza e segnano una crescita qualitativa e quantitativa di questo settore. Noi come amministrazione provinciale abbiamo per esempio inaugurato, come l'ottobre scorso, la prima enoteca provinciale. Lo abbiamo fatto con Casoli, l'abbiamo fatto in collaborazione con la supervisione dell'enoteca italiana di Siena, che è una massima, diciamo, espressione di Toscana, perché dicevo, la Toscana rappresenta un approdo importante. Lo abbiamo fatto con un'assoluta eccellenza di tutto quel settore, perché noi in questo settore, in maniera particolare con la competitività e il mercato, diciamo, non da scampo, abbiamo bisogno di un partner importante, abbiamo bisogno di un partner che ci insegni a fare i nostri primi passi in quel settore. La stessa cosa stiamo facendo sulla Maiatica, e quindi stiamo lavorando, siamo oramai nella parte finale, per acquisire il marchio DOP, il nostro olio, quello delle colline, della provincia di Matera, parlo di Ferrandina, parlo di Acciuccuna, di Aviano. Avremo nell'arco di qualche tempo, stiamo lavorando per questo, il marchio DOC, che DOC in quel settore può essere un valore aggiunto ad un prodotto già di per sé buono, già di per sé apprezzato sul mercato. Insomma, noi cerchiamo di associare territorio e produzioni di eccellenza. Ce la facciamo? Non ce la facciamo? Questo diciamo è un discorso abbastanza lungo. Noi come amministrazioni provinciali, come sapete, viviamo un momento, diciamo, di precarietà istituzionale. Un giorno ci siamo e un giorno no, diciamo. Le notizie, diciamo, di qualche ora fa, dell'ultimo provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri, di fatto vedono la cancellazione del 50% delle province italiane, e fra queste anche Matera. Però naturalmente, quindi, vedremo poi come si svilupperà tutta questa vicenda. Però io credo che noi, a prescindere da come va tutta la storia, noi dobbiamo in qualche modo segnare un passo e segnare una traccia importante rispetto a questi temi.
non è più tempo perché diciamo dobbiamo avere certo il cuore rivolto al passato ma la testa rivolta verso il futuro. Non basta più dire il nostro prodotto è buono, noi abbiamo l'aria buona, il clima, i sassi e quant'altro. Noi tutto questo dobbiamo metterlo a sistema, cioè dobbiamo far sì che la nostra proposta possa reggere il mercato nazionale e internazionale, perché con la buona volontà, con l'entusiasmo, con la generosità, che pure sono diciamo, ingredienti importanti, certi obiettivi di crescita e di sviluppo in questi settori non si raggiungono. Su questo naturalmente quando si dice fare sistema e fare rete, che significa? Significa saper stare insieme agli altri, saper lavorare insieme alle istituzioni locali, ai comuni, alle regioni, all'APT, che è la nostra azienda di promozione del territorio. Significa saper collaborare e saper interloquire con le associazioni, con le tante associazioni, con i tanti fermenti culturali che grazie al cielo la Basilicata, la provincia di Matera ha. E naturalmente tutto questo significa fare un passo indietro rispetto ai protagonismi che spesso ci si lascia prendere. Insomma, tutti noi dobbiamo sapere chi deve fare cosa. Basterebbe fare le cose diciamo in maniera semplice, in maniera ordinata, per fare già un buon lavoro di promozione e di valorizzazione di questi territori e di queste eccellenze gastronomiche. Su questo c'è tanto da fare, abbiamo già iniziato, naturalmente con la regione stiamo portando avanti una serie di iniziative. Io naturalmente vi invito a visitarla, innanzitutto la Basilicata, a visitare la provincia di Matera, a visitarla anche attraverso i nostri siti. Se voi non riuscite a venirci diciamo fisicamente, sarebbe tutto vero che almeno virtualmente voi la visitate. E una regione questo lo diciamo soprattutto, magari lo dirà Franco Piero dopo, è la regione del petrolio, è la regione dove un pezzo della nostra regione, parlo diciamo del sud-ovest della regione, è una, ci sono giacimenti importanti in termini quantitativi, e la regione dell'acqua, abbiamo i nostri quattro fiumi che servono ovviamente la regione Basilicata, la regione Puglia, buona parte della regione Puglia. Insomma, trovare l'equilibrio fra sviluppo, tradizione, cultura e futuro non è proprio un'operazione semplicissima, ma cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Mi avvio alla conclusione di un due minuti. Sono un piacere ascoltarla. E finisco esattamente come iniziamo. Perché venire in Basilicata, perché venire in provincia di Matera? Per chi ama e adora e apprezza il valore della lentezza, venire in Basilicata. In Basilicata si vive lentamente e questo non può che far bene alla mente e anche al corpo. Grazie. Grazie a professore Castellano, sempre vivo e con un innato spirito promozionale. Poi naturalmente vi anticiperò che anche la Lega Provinciale, che è già dall'assessore Carvelano della Costazione, vi farà degustare un ottimo vino. A questo punto, una breve presentazione di area culturale, passiamo la parola alla dottoressa D'Adamo, una new entry nella nostra organizzazione, che presenterà il Triennale Culturale della Basilicata. Poi prego la regia di presentare il nuovo video del Pollino Lucano, ci trasferiamo nel Parco Nazionale del Pollino e poi torniamo naturalmente con il dottor Fiore, vicepresidente del Parco. Allora, prima del video,
sul Parco Nazionale del Polino. A questo punto passiamo dalla provincia di Matera ora alla provincia di Potenza, agli itinerari culturali della regione Basilicata, itinerari culturali e turistici, e la nostra consulente ci illustrerà quello che oggi troverete qui in questa rassegna. Appunto, gli itinerari di Basilicata. Esordirei dicendo che la Basilicata è un incanto di natura, di sapori, di cultura. E per ricollegarmi a quanto ha detto l'assessore Garbellano, è una regione che va assaporata lentamente. Oserei dire una regione, una bellezza non urlata, in realtà rispecchia anche quello che è l'animo del popolo lucano. Partendo proprio dalla provincia di Matera, sicuramente Matera, che sede degli antichi rioni Sassi, sono stati dichiarati patrimonio dell'UNESCO nel 1993, Matera si presenta come una città disarmante in cui l'arcaico si mescola al moderno, le case grotta si scontrano con gli spaziosi palazzi. Quindi questo è Matera, un insieme di chiese, di case, di campanili sotto cui brulica una città sotterranea che è fatta di chiese rupestri. Infatti voglio ricordarvi che Matera vanta più di 150 chiese rupestri, cisterne per la raccolta delle acque e tanto altro. Ma queste sono solo alcune tappe che rappresentano Matera. Matera che è appunto caratterizzata da tre fazioni importanti, che sono appunto il nucleo del Sasso Parisano, Sasso Caprioso e la Civita, su cui sorge il Duomo. Ma spostandoci poi nella zona appunto di Montescaglioso, rimaniamo sempre in provincia di Matera, qui è possibile appunto visitare l'abbazia di Montescaglioso. Appunto, spostandoci ancora a 20 km ci spostiamo nella zona di Miglionico, dove ricordiamo il castello del Malconsiglio, e per rimanere sempre in provincia di Matera vorrei presentarvi anche la zona della costa ionica, quindi la fascia del Metapontino, in cui l'importanza della storia è rappresentata proprio da Metaponto, che è un'antica colonia greca risalente all'VIII secolo a.C. Sono proprio le tavole palatine a rappresentare la storia. Quindi le tavole palatine sono i resti di un antico tempio dorico risalente al stesso secolo a.C. dedicato alla divinità di Era. E ancora più avanti è possibile visitare Policoro, quindi zone in cui è possibile apprezzare le spiagge e la cultura, e tanto altro anche nella provincia di Potenza. Infatti, spostandoci qui, ricordiamo sicuramente una figura emblematica, che è quella di Federico II, che è stato tra gli imperatori considerati più moderni del Medioevo, e con lui sono state apportate una serie di modifiche, quindi una serie di con Federico II la Basilicata ha vissuto un periodo fiorente. Infatti alcune delle tradizioni federiciane sono presenti ancora oggi in Basilicata, come ad esempio le rappresentazioni di falconeria che rappresentano e sono e animano il borgo di Melfi, o ancora il Parco della Grancia. Non molto lontano proprio dal Parco della Grancia abbiamo anche il Parco di Gallipoli Cognato, che comprende alcune zone della provincia di Matera e alcune zone anche della provincia di Potenza. Il cuore è proprio caratterizzato da Castelmezzano e Pietra Pertosa, territori e paesaggi che sono possibili da visitare anche attraverso forme innovative, come ad esempio il Volo dell'Angelo. Non so se conoscete questa, il Volo dell'Angelo, che è un'esperienza unica in Europa per la bellezza del paesaggio e anche l'altezza del sorvolo. Da visitare sicuramente, oltre Melfi, che appunto possiede appunto importanti reperti antropologici, ricordiamo poi, spostandoci nella zona nord-orientale di Potenza, anche Venosa, o ancora i laghi di Monticchio, che hanno dato importanza, appunto i due laghi vulcanici che hanno dato importanza a questa zona. Spostandoci verso la zona della Val d'Agri, che prende appunto il nome dal fiume che caratterizza l'intero territorio, qui l'impatto con la natura si fa totale. È possibile appunto
visitare posti, appunto, e scegliere di assaporare sapori unici. Entrando spostandoci nell'entroterra, dove le vie si fanno più frammentarie, qui ci troviamo appunto in una zona che è stata a cuore della terra degli Enoti, progenitori appunto dei Lucani. Ancora più a sud ci spostiamo nella zona del Pollino, dove appunto qui l'impatto con la flora, con la natura, la fauna si fa totale. È possibile ammirare il pino loricato, che è appunto simbolo del Parco Nazionale del Pollino, o ancora è possibile ammirare cavalli allo stato bravo che corrono tra abeti, faggi. È possibile ammirare specie vegetative di ogni genere, e anche per gli amanti dello sport, quindi è possibile visionare e comunque praticare sci di fondo e altre forme, insomma, di sport e altre attività. Grazie. Dottoressa, ha fatto una bella presentazione alla nostra regione, complimenti, preparata e con spirito promozionale. E ora, prima dell'intervento del vicepresidente del Parco Nazionale del Pollino, presentiamolo questo Parco Nazionale del Pollino Lucano. Naturalmente io chiudo il Parco Nazionale del Pollino, che naturalmente noi siamo lieti di poter presentare a questa bella platea toscana, e a questo punto vado subito naturalmente a portare avanti, presento questo video che naturalmente poi commenterà il dottor Franco Fiorenzo. Perfetto, allora il dottor Fiore, allora a questo punto io abbasso il video, come giustamente mi dice il dottor Fiore, perché vuole fare un commento in diretta, ma non posto. Prego. Salve, buonasera. Voglio salutare tutta la platea, le persone di Firenze di origine lucana, alcuni che si trovano qui tra noi e che ci danno l'onore di essere presenti a questo evento che abbiamo organizzato. Poi voglio salutare il vicepresidente della regione toscana. Io ho ascoltato con interesse quello che diceva. Siamo disponibilissimi ad un interscambio fra i territori. Siamo tutti consapevoli che non abbiamo conoscenze arrivate anche delle regioni della nostra Italia. C'è bisogno di incontrarci, di fare degli scambi. Stato detto, noi ci stiamo muovendo su momenti di promozione turistica della nostra Basilicata, che riguarda da una parte riguardano i percorsi turistici in generale, che poi nello specifico si vogliono soffermare anche su alcuni aspetti che riguardano l'agroalimentare, e abbiamo portato avanti questa rassegna in città d'Italia numerose. Avremo anche l'idea di recarci in stati esteri, a Berlino vorremmo andare. Questa sera siamo qui con voi a Firenze. Io, essendo il vicepresidente del Parco del Pollino, cercherò di soffermarmi e di incuriosirvi su quello che è proprio questo Parco Nazionale del Pollino. È stato detto prima da parte dell'assessore Grandellano che esistono 4 parchi nella regione Basilicata. 2 sono parchi nazionali, quello dell'Appennino Lucano, che è tra l'altro l'area nella quale si estrae il petrolio di cui parlava Gardellano. E poi abbiamo il Parco Nazionale del Pollino, che è il parco più grande d'Italia come parco nazionale. Poi abbiamo ancora 2 parchi regionali, che sono quelli di Gallipoli Cognato e della Muggia Materana. Il Parco del Pollino si estende fra le 2 regioni della Calabria e della Basilicata. È il più grande d'Italia, come dicevo. Ha una superficie di circa 192.000 ettari, comprende 3 province, Potenza, Matera e Cosenza. Tra l'altro prende il nome da questo massiccio di monti che si trova a confine fra le 2 regioni, monti che sono i monti più alti dell'Appennino meridionale. 5 vette circa superano i 2.000 metri di altezza.
Si tratta di vette che per gran parte dell'anno sono innevate, sono dei monti con rocce calcaree o dolomitiche. Vi è il pino lomicato su questi monti, in prossimità di questi monti abbiamo poi pianori ed altipiani con doline inghiottitoi che grazie al carsismo presente sul Pollino raccolgono le acque e danno origine a tanti fiumi e ruscelli carsici che si trovano in tutto il territorio. Bene, il Pollino ha tante biodiversità vegetali, è ricco di natura, tante biodiversità animali. Il Pollino è anche storia e cultura, non solo la Toscana intanto sotto il profilo storico e culturale, anche nelle nostre aree noi abbiamo segni di presenze dell'uomo già nel Paleolitico con il Bos Primigenius, che è un graffite che abbiamo in una grotta di Papa Sidero, nella grotta del Romito. Abbiamo poi tutti i segni delle civiltà autoctone, degli Enotri, ma anche dei Greci, dei Romani, delle culture monastiche che si sviluppavano intorno all'anno 1000 nei nostri territori, e quindi ruderi di monasteri cistercensi, cluniacensi e certosini. E poi abbiamo anche tanti segni di incrocio di culture arabo-islamico-ebraico-bizantine, svere e normanne, perché i territori del Pollino, ed in particolare la Valle del Sinni, ha sempre rappresentato, e soprattutto in quell'epoca, intorno all'anno 1000, un crocevia fra lo Ionio e il Tirreno e fra il Mediterraneo e l'Europa. Così come tanti sono i castelli federiciani, un po' dappertutto, in Basilicata, ma li abbiamo anche nel Pollino, e poi tutti questi piccoli centri di culto mariani, questi santuari che abbiamo dislocati sui monti, che sono l'espressione della religiosità di questa nostra gente, la quale tra Calabria e Basilicata ha una grande affinità dal punto di vista socio-antropologico-culturale, proprio perché grazie a questi centri di culto le persone si sono incontrate, hanno scambiato le loro conoscenze, ma anche grazie alla transumanza e grazie ancora allo scambio dei prodotti fra le alte quote e le zone valdive. Chiaramente la natura si può agevolmente visitare ed apprezzare percorrendo i sentieri che abbiamo realizzato nell'area del parco, che sono percorsi di trekking, ma che diventano anche spesso percorsi tematici. Abbiamo i percorsi religiosi, vedo delle immagini qui che riguardano il santuario della Madonna del Pollino, il percorso religioso della Madonna del Pollino, dove abbiamo questa statua lignea che viene portata sulle spalle, che si trova all'interno del santuario stesso, ma dove nell'area esterna sacra noi abbiamo anche fatto collocare qualche anno fa un'opera moderna di arte sacra, una statua bronzea realizzata da un artista belga, Daphne du Barry, che è veramente di notevole significato. E poi percorsi anche archeologico-culturali, ricordo Valsinni, che è una cittadina del Materano dove vi è un castello dove viveva una poetessa, Isabella Morra, così come voglio ricordare i percorsi dell'arte moderna, perché la regione ha portato avanti un progetto nel territorio del Pollino Lucano grazie al quale sono state collocate delle opere di arte contemporanea nelle varie valli: Arsten, Karsten Holler, Alish Kapoor, Benone. Questi artisti hanno realizzato le opere, noi le abbiamo lì collocate proprio per cercare di collegare anche l'arte contemporanea, l'arte moderna alla natura. E poi il Pollino è sport come contatto diretto con la natura, è sport che tanto piace ai giovani, se ne faceva cento, dall'alpinismo, free climbing, all'arrampicata, al parapendio, al cicloturismo e all'epiturismo, senza dimenticare il canoeing che si può praticare nella diga di Monte Cotugno, il rafting nel fiume Lago che si trova sul versante calabrese del parco, tanti sport durante la stagione invernale, dallo sci escursionismo, sci alpinismo allo sled, un insieme di attività praticabili. Le tipicità agroalimentari sono correlate strettamente con la gastronomia, è stato già detto, è una verità: cultura, ambiente, tipicità agroalimentare, gastronomia sono i temi e le componenti essenziali per lo sviluppo turistico di un territorio. Noi ce le abbiamo le nostre tipicità e sappiamo anche che la valorizzazione di un territorio, così come anche la qualificazione ambientale dell'offerta turistica nelle aree protette
trovano proprio un punto di forza e di eccellenza nei prodotti tipici. Se derivano soprattutto dall'agricoltura biologica, come in parte si osserva da noi, se vanno alla ricerca di antichi sapori, e noi stiamo cercando di farlo, perché come parco abbiamo portato avanti un progetto che riguarda le biodiversità vegetali, grazie al quale abbiamo censito varietà nel settore frutticolo e abbiamo iscritto queste varietà nel repertorio regionale delle biodiversità, ma le abbiamo anche censite nel settore orticolo e cerealicolo, e stiamo realizzando dei campi sperimentali proprio per permettere produzioni di questi antichi frutti che rischiavano di andare dispersi, per reimmetterli nelle nostre aree. Poi abbiamo realizzato, oltre a un catalogo di questi antichi frutti, anche un catalogo dei prodotti del parco. Ce ne sono, potrete anche osservarli, io voglio solo ricordarne uno di prodotto tipico, che è la melanzana rossa di Rotonda. Non è conosciuta in Italia, ma è un tipo di vegetale particolare che viene dall'Etiopia, che è stato importato nelle nostre aree intorno al 1700, ha un aspetto che è totalmente diverso da quello della melanzana classica, entra a fare parte del paniere dei prodotti del parco, che noi abbiamo catalogato, e sulla base di questo catalogo abbiamo anche realizzato un portale e-commerce per la vendita di questi prodotti. Il comparto agricolo nel territorio del Pollino non è totalmente semilizzato. C'è una tendenza ad utilizzare i vecchi metodi di trasformazione, però non si disdegnano neanche le innovazioni. C'è poi un fermento culturale nella nostra area, tante sono le associazioni, comincia a svilupparsi la sensibilità verso l'ambiente e la propensione verso la ricettività. Queste sono tutte componenti che ci hanno permesso di creare in quel territorio un distretto rurale. Il distretto rurale del Pollino Lagonegrese, che vuole portare avanti le politiche nel settore dell'agricoltura, ma poi è ben chiaro che ambiente, tipicità agroalimentare, patrimonio rurale, architettonico che abbiamo nelle nostre aree, rientrano a fare parte di quel turismo rurale che va privilegiato in un'area protetta. E il turismo rurale vede anche la presenza ora da noi per svilupparsi di agriturismi, vede anche fattorie didattiche che stanno sorgendo intorno agli agriturismi, proprio perché queste fattorie didattiche permettono poi dei percorsi all'interno del mondo dell'agricoltura, percorsi culturali. E noi come parco abbiamo un progetto di sviluppo per il territorio, nuove politiche di sviluppo che abbiamo inserito in un piano strategico, un vero e proprio studio che rappresenta lo strumento attuativo di un accordo di programma che abbiamo fatto, sottoscritto con le due regioni, Basilicata e Calabria, con i presidenti delle province. E in questo piano strategico, che è stato redatto dopo aver sentito gli operatori del mondo economico, ma anche le parti sociali del territorio e le amministrazioni locali, sono individuati gli interventi che si vogliono realizzare nell'area del Pollino. Ma qualcosa già si è avviata come trasferimento di risorse dall'Europa tramite le regioni nei nostri territori. 4 milioni di euro, per esempio, il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata li ha messi a disposizione ultimamente, nei giorni scorsi, per portare avanti progetti che riguardano la biodiversità nel territorio del Parco del Pollino, con interventi che si attuano attraverso i lavoratori dei cantieri forestali. Ebbene, nell'ambito del piano strategico, ma mi avvio alle conclusioni per non cercare di ideare la platea, cerchiamo di puntare l'attenzione su interventi che riguardano la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, interventi che vanno nella direzione di sostenere le imprese e di proiettarle insieme nei mercati, ed interventi che vogliono migliorare la qualità di vita delle popolazioni locali. Per ciò che concerne la tutela e la valorizzazione delle risorse presenti, creiamo una rete di emergenze per le quali si prevede non soltanto la tutela, ma anche una valorizzazione adeguata per permetterne una giusta fruizione. Per ciò che concerne poi il sostegno al mondo delle imprese, il riferimento va sia al settore agroalimentare di cui parlavo,
ma anche al settore del turismo sostenibile, per il quale l'offerta va integrata nelle sue varie risorse, ma per il quale c'è anche la necessità di sganciarsi esclusivamente dalle forme di ricettività classica e tradizionale che è quella alberghiera, cercare di creare anche una ospitalità diffusa attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente nei nostri borghi e nelle aree rurali, e poi il sostegno al mondo dell'artigianato, con un'adeguata azione di comunicazione interna all'area del parco per poter permettere scambi di conoscenze, ma anche esterna all'area del parco, quindi relazioni con altre regioni e con altre esperienze, proprio per cercare di migliorare ciò di cui si deve disporre come conoscenze. E poi interventi che vogliono migliorare la qualità di vita delle popolazioni locali, dalla banda larga ai punti per le attività ludico-ricreative, ai trasporti, il tutto perché siamo convinti che queste azioni permettono alle nostre genti di vivere meglio, ma nello stesso tempo possono permettere anche una migliore accoglienza di coloro che devono venire a visitare il nostro Pollino. Io spero di avervi incuriosito dicendovi queste cose sui nostri territori e mi auguro tanto che ci si possa incontrare in Toscana, ma anche nelle nostre zone del Pollino. Prezioso questo intervento del nostro vicepresidente, sono propositivi. Intanto io a parlare di Basilicata, ora da oggi ho incontrato i giornalisti stamattina della Toscana e uno mi ha detto: ma è la prima volta che venite qui? Ho detto: no, io personalmente ci sono venuto 10 volte, ma avete tutte queste cose belle? Io gli ho risposto: guarda, ti do i siti, fammi un articolo e vieni a trovare. E un applauso per tutti i presenti qui, che un applauso a voi che ci avete onorato della vostra presenza. Intanto ringrazio la dottoressa che può andare lì. Facciamo un bel applauso al vicepresidente Vasco Lorenzo De Lucani, qui prego di accomodarsi. Tra poco poi mi annetterò insieme, perché è un programma che noi abbiamo condiviso con gli enti di video, dalle notte provinciali al Parco Nazionale del Pollino, a musica popolare. Tra poco partirà anche la musica popolare con la degustazione di prodotti tipici. Saluto anche la dottoressa Fiore dell'Unione dei Pediatri della provincia di Firenze, che ci hanno dato la loro presenza. E soprattutto ho il piacere di poter promuovere anche tra poco il professor Magno, che è il paziente, di presentare i vini della Basilicata e di farli degustare insieme al saluto del dottor Brutta della Mira Basilicata. Allora, io naturalmente faccio il saluto al dottor Mastro Lorenzo, il vicepresidente dell'Associazione Cultura Lucana a Milano. Allora, la prima domanda che faccio è: intanto la ringrazio naturalmente per l'invito degli associati, qual è il messaggio che lancia la comunità toscana come vicepresidente di una attività culturale, di un'associazione culturale locale per Firenze? Beh, è un messaggio che, come dire, che viene lanciato già 40 anni fa. È la nostra associazione, che è un'associazione culturale, quindi, come dire, non è un APT, non è un'agenzia di viaggi, ma quando 10 famigerate persone 40 anni fa si sono riunite perché hanno sentito la necessità di costituire una associazione culturale locale, e perché la cultura della Basilicata, fortemente presente in Toscana, fosse tramandata. E noi siamo ancora qui, da 40 anni siamo ancora qui presenti, ci affrettiamo a festeggiare il nostro 40° anniversario, e in tutti questi itinerari che abbiamo già percorso precedentemente, i castelli federiciani li abbiamo percorsi insieme, da Pisa fino a Matera, fino a Melfi, i sassi di Matera li abbiamo celebrati qui a Firenze diverse volte. E lo stesso itinerario gastronomico è stato ripercorso qui in occasione del 30° anniversario della nostra associazione. Io mi rammarico soltanto di non aver portato più persone stasera qui ad essere presenti, però già il fatto che
come dire, a testimoniare questo nostro legame con la Toscana, basta guardare la platea e vedere come questo richiamo agroalimentare ha richiamato due persone, che, di cui una è appena andata via, che era il signor Alessio Rallori, che è stato per anni, lo è ancora, direi, la persona molto talentuosa, capace di identificare quelle che sono le specialità veramente particolari di ogni regione e che fa parte attualmente della Mira. Abbiamo qui un direttore di una Coop, quindi si è interessato lui alle nostre specialità alimentari, e poi vedo tanti colleghi che, come dire, mi fa piacere vedere stasera, quindi molto probabilmente un trade union con la nostra associazione ci sta. Avere dei punti di riferimento a livello non gastronomico della città di Firenze, la nostra Basilicata, dottore, cosa ne pensi? Sicuramente. Adesso qui stasera con noi non c'è, ma ripeto, fra le nostre figlie per esempio c'è un nostro carissimo associato che ha fatto delle grandi pubblicazioni, soprattutto per quanto riguarda la Toscana, vini e oli in Toscana, e sarà forse il caso di farlo per quanto riguarda la Basilicata, che è un esperto a livello nazionale del Lugano. Grazie. A questo punto io, prima del video dell'Enoteca provinciale e il video del Parco del Pollino con musiche popolari che chiuderanno questo nostro intervento, apro, dopo la parentesi turistica, la parentesi culturale, e naturalmente poi ci sarà anche il nostro assessore Garbellano che farà da consulente per quanto riguarda la presentazione delle bontà enologiche, mentre il carissimo Torfiore vi presenterà i prodotti tipici del Parco Nazionale del Pollino. Ma a questo punto, nella nostra sala, a questo punto io passo la parola, prego di accomodarsi vicino al professor Magno, per il saluto del fiduciario Amira della Toscana, mentre l'istoratore d'albergo che è venuto qui a scoprire per un gemellaggio e una valorizzazione del prodotto tipico di Basilicata, il dottor Brota, fiduciario a Mira Regione Basilicata. Ringrazio di questo invito e voglio solo dirvi che siamo ben lieti e onorati di creare questa sinergia tra la Toscana e la Basilicata, soprattutto per far conoscere i toscani che non ci sono solo loro, comunque non ci siamo solo noi, e ci sono tante eccellenze fuori dalla Toscana e soprattutto in Basilicata. Vi ringrazio ancora per questa accoglienza e passo la parola al collega. Buonasera, io sono Pino Magno, rappresento la Mira Basilicata in qualità di fiduciario, ma in duplice veste perché sono anche associato AIS come collega Brota. Quindi noi abbiamo un compito molto importante: valorizzare questi prodotti, però diciamo è un compito difficile ma allo stesso tempo facile. Quando si hanno dei prodotti di eccellenza è facile, diciamo, realizzare dei piatti, rivisitare delle antiche ricette, fare delle proposte nuove al cliente, anche se i prodotti sono sempre gli stessi, sono come le note musicali, si cambiano, diciamo, gli ingredienti, si cambiano le note, si creano altre musiche, si creano altri piatti. Però il nostro compito non è solo quello di presentarli in Italia ma anche all'estero, ormai dobbiamo farli conoscere un po' dovunque. Anticamente, diciamo qualche anno fa, non proprio anticamente, il Lucano era tenuto a tenere segreto, diciamo, in segreto questi prodotti, queste eccellenze venivano conosciute solo da pochi, da amici. Oggi, diciamo, dobbiamo creare un nuovo, diciamo, feeling di mercato, quindi delle nuove iniziative, portarlo a conoscenza di tutti, perché questo patrimonio non deve rimanere solo lucano. Io, diciamo, mi interesso anche della parte enologica della Basilicata, quindi essendo sommelier vi farò assaggiare stasera, quando andremo di là alla degustazione, alcuni vini. Vi posso parlare dell'Aglianico. L'Aglianico si trova, diciamo, nella parte alta della regione, quindi nel Vulture, è una zona vocata per l'agricoltura. Ha un territorio morfologicamente di natura larga, quindi
ha delle potenzialità di alcol, ma anche diciamo di chimica, quindi ha del minerale, ha una struttura, ha dei profumi, è veramente un vino di eccellenza. Scendendo troviamo i vini dell'Alta Val d'Agri, dove si produce un rosso, una riserva e un bianco, anch'essi diciamo di grande pregio e qualità. Scendendo troviamo il Bottino di Roccanova, e questo è un vino diciamo che viene molto lieto, signore. Questo vino di Roccanova, allora abbiamo una rappresentante in sala di Roccanova che ce lo può confermare. Questo vino viene maturato, quindi viene fatto maturare, a parte che oggi si utilizzano le barricche, anche se sono francesi, le francesi sono quelle migliori, quindi la barricca è stata utilizzata per poter far evolvere il vino di un certo pregio, perché solo la barricca ha un certo costo, quindi mettere in barricca un vino che non ha un pregio non darebbe diciamo dei risultati, perché bisogna invecchiarlo 3-4 anni e poi farlo diciamo degustare degli inventori. Loro hanno delle grotte particolari di tufo naturale dove questo vino, come era diciamo, quindi invecchiato. Io non vorrei neanche usare la parola invecchiato perché sembra una parola troppo, diciamo, che la fase, cioè la maturazione, quindi il vino, l'evoluzione di questo vino avviene in queste grotte, che ha una temperatura costante sempre, ma non arriva mai superiore ai 15 gradi, con escursioni termiche notevoli, e quindi che favorisce l'evolversi di questo vino, che dà veramente delle note fruttate, floreali, e anche un po' di mineralità, perché nella nostra zona il minerale c'è. Per poi scendere nella zona di Matera, dove abbiamo la nostra DOC, abbiamo un bianco, abbiamo uno spumante, abbiamo un passito, abbiamo la tipologia primitiva, abbiamo un Matera Moro, che è un assemblaggio tra Cabernet Sauvignon, Bianico e Merlot. Quindi diciamo, abbiamo una vasta gamma enologica. Oggi la Basilicata si sta evolvendo, quindi sta cercando di fare sempre dei vini di qualità, perché a fianco a questi prodotti buoni e quindi delle belle chicche, dobbiamo affiancare anche dei vini del territorio. Non posso andare a mettere un vino francese vicino a un nostro prodotto locale, quindi dobbiamo sempre cercare di gemellare le cose, quindi di sposarli in un certo modo. E i nostri vini cambiano di sapore, di natura, di struttura in base al territorio, la morfologia della Basilicata, anche se un fazzoletto di terra, come ben conoscete, molto piccolo, ha, diciamo, ha questa caratteristica di avere la sabbia, quindi di andare a livello zero dal mare, quindi avere molto sole, una potenza di alcol notevole come in Puglia, d'altronde, risalendo le colline, avere cento vini freschi, fruttati e floreali, con delle particolarità varietali veramente particolari, veramente delle eccellenze, oserei dire, per andare poi diciamo nella zona quasi montana dove troviamo altri aspetti. Non solo, hanno una buona spallaccia, hanno una longevità questi vini, perché oltre all'alcol, alla struttura, alla composizione chimica, quindi a questa corposità, anche in bianco, li chiamano bianco in bianco, quindi un aglianico che ha una certa potenza di acqua, già 13,5 per un bianco, è notevole, ma hanno anche una buona spalla acida, perché noi abbiamo, oltre a quattro fiumi che solcano il nostro territorio, abbiamo anche delle dighe sia artificiali, dei bacini idrici naturali, che con diciamo, uno spazio termico dal giorno alla notte favoriscono questi acidi che dà freschezza al vino e longevità. E naturalmente per i rossi a vitamine. Io diciamo vi inviterei più tardi alla degustazione di questi prodotti, cercando di essere più diretto possibile, perché spiegare teoricamente determinate cose diciamo può avere un valore, ma farli assaggiare praticamente dal vivo ne ha un altro. Grazie. Un bel applauso alla dottoressa Fiori, che prego di venire qui perché venire qui per consegnare vicino a me un
saluto una bottiglia di vini del suo Pollino, di una tenuta Marino, che io do a nome dell'organizzazione dei nostri enti, e dopo daremo anche un ringraziamento all'Associazione Culturale Lucana. Poi dovete anche sapere, signori, che i due qui illustri dottori sono anche rappresentanti del Parco Azione Pollino, di San Severino Lucano la signora e di Rotonda il dottore. Un ringraziamento all'Associazione Federale Teresa Fiori, un ringraziamento all'Associazione Culturale Lucana e alle associazioni qui presenti per il prezioso contributo. Il suo saluto, signora Lapratia. Io ringrazio gli organizzatori e soprattutto gli amici che mi hanno onorato della loro presenza. Grazie, eccellenza. Davvero sarà anche un omaggio per quanto riguarda. Prego, signor Paterino Piero, di prendere appunto l'oggetto dei sassi lì, il nostro prezioso oggetto dei sassi anche per l'Associazione Culturale Lucana, un regalo gastronomico e regale culturale per ringraziare l'Associazione dei Mediati, l'Associazione Culturale Lucana e i presenti di averci onorato della vostra presenza. Dato un applauso al vicepresidente Mastro Lorenzo, naturalmente per l'Associazione Culturale Lucana qui a Firenze, naturalmente, e devo dare anche un piccolo omaggio, naturalmente, lo scoggio dei sassi al caro amico Pruta, che ci ha degnato della sua presenza. Grazie. Prego, signori, è una gastronomia dalla provincia di Matera, l'enoteca provinciale. Possiamo fare passare le luci intanto. Good job.
carte di euro. Temperatura ambiente o più sottoposto.